E buonasera veri credenti e benvenuti a questa nuova puntata del The Fly Wars Show, puntata della domenica, puntata che racconta come sta per finire un altro weekend. È l'ultima puntata della stagione della domenica, quindi bisogna celebrarla in qualche maniera, bisogna per forza. E infatti, cari miei, questa sera ho in mente per voi una puntata molto molto particolare. Abbassiamo il volume, anzi spegniamolo proprio, perché questa è la puntata, a parte vi devo dire che ho passato un pomeriggio fumettisticamente parlando estremamente interessante, perché ho passato 2 ore di belle chiacchiere con un disegnatore di una casa editrice italiana ed è stato molto molto piacevole. Ne parleremo di questa cosa, ne parleremo assolutamente. Ciao Cinzia, ben arrivata! Ma questa sera oltre alle solite chiacchierate di fine settimana, che sono assolutamente importanti, non si può non nominare il fatto che c'è stata, ciao Giuseppe, c'è stata finalmente la premiazione agli Eisner. Purtroppo il Comic Con di San Diego è saltato, quindi si fa tutto in formato molto molto più digitale, però ci sono delle cose che volevo commentare con voi. Intanto per cominciare facciamo un po' il riassunto di questa settimana. È stata una settimana tutto sommato da un certo punto di vista sottotono, perché è la settimana che ci sarebbe dovuto, ciao Ilaria ben arrivata, dovuto esserci il Comic Con, non c'è stato, quindi le notizie sono arrivate un po' a pizzichi e bocconi. Non è male, però obiettivamente non è esattamente come tutti gli anni in cui invece il Comic Con si riesce a fare e quindi si riesce a seguire tantissime cose in diretta in pochissimo tempo. Però tutto sommato anche da questo punto di vista non ci siamo arresi e siamo riusciti ad avere tutte le informazioni che ci potevano servire. Prima di dire questo, questa settimana è stata una settimana in cui mi sono dedicato tantissimo a The Last of Us 2. Ne sto preparando una recensione. È qualcosa di molto molto interessante questo videogioco. Intanto bisogna dire che quando arriverà la serie dell'HBO sarà un capolavoro annunciato, perché con una storia di questo tipo per rovinarla bisogna veramente metterci di impegno, quindi insomma mi auguro veramente che non sia questo il caso. E poi credo che dal punto di vista empatico avere una storia di questo tipo con personaggi così ben realizzati, ben scritti, sia veramente un unicum, qualcosa di così particolare che non bisognerebbe rovinarlo a tutti i costi, quindi insomma c'è veramente tanto di cui parlare. Io non ho ancora finito il gioco, credo che oramai lo finirò a settembre se continuo a questa velocità, anche perché prima delle vacanze mi è rimasto un solo weekend, però obiettivamente devo dirvi che è stato veramente piacevole, è molto piacevole come viaggio, proprio perché si apprendono tante cose durante questo percorso e si scoprono aspetti di questo videogioco che magari non potevamo prendere in considerazione, proprio per questo sono molto belli da vedere. È un'altra settimana che sono uscite una marea di cose in libreria, questo obiettivamente comincia a essere un po' un problema, ragazzi. Non credo di essere il solo a parlarvene, credo che tutti quanti in un modo o nell'altro stiamo facendo le stesse considerazioni. Una volta si diceva uscivano 50 graphic novel l'anno, adesso ne escono 5.000, questo purtroppo è vero. Significa che non si può prendere tutto quello che esce, significa che bisogna selezionare all'ingresso con molta molta attenzione. Va bene, però credo che bisognerebbe entrare nell'ordine delle idee che magari per lanciare dei personaggi, lanciare delle storie, lanciare delle belle avventure, bisogna anche dedicare il tempo giusto a tutti, non deve diventare tutto solo una guerra di conquista di spazi della libreria, altrimenti il rischio grosso è che davanti a così tanto la gente decida di non comprare proprio nulla, e questo sarebbe un peccato. Tra le altre cose, questo tipo, ciao Umberto, ben arrivato, questo tipo di atteggiamento, questo tipo di mentalità si è riflessa abbastanza bene negli Eisner Award. Adesso ci arriveremo e capiremo anche un pochettino perché secondo me è una cosa molto interessante da prendere in considerazione, veramente non se ne potrebbe fare a meno. E gli Eisner Award, è vero, non sono un indice chiarissimo di tutto quello che succede nel mercato, però obiettivamente danno un'idea abbastanza definita di tutto quello che sta accadendo, di tutto quello che vale la pena di seguire, di tutto quello che invece magari no. Purtroppo Panini sta correndo veramente tanto, le altre case editrici, la Bau anche questa settimana ha tirato in ballo 2 volumi molto interessanti,
gli vanno dietro, sì, sicuramente il problema è anche del pubblico che decide di seguire tutte queste iniziative. Il problema, secondo me, è che non si riesce a dare lo spazio giusto poi a tantissime cose che magari vengono pubblicate senza che ci sia troppo interesse nell'ambito dei fruitori, e questo secondo me è un peccato. Fra l'altro sono stato anche in libreria ieri, perché era da un po' che non ci andavo. Settimana prossima devo fare un po' il giro su tutto quello che su quello che mi piacerebbe prendere per prima delle vacanze, da portarmi al mare in giro a leggere, e ovviamente Joe Hill è sicuramente una delle cose che ho voglia di recuperare, quindi succederà molto presto. Ho visto, ovviamente, ve l'avevo già parlato, l'edizione della fondazione di Isaac Asimov, che è superlativa, quindi anche quella finirà bene o male nel cestino delle cose da portarsi al mare. E poi l'ultima cosa molto molto interessante, che però è assolutamente super meritevole, ho visto è uscito un saggio di Ta-Nehisi Coates, proprio lui, lo scrittore di Capitan America e Black Panther, lo scrittore che comunque è un saggista politico, quindi non esattamente l'ultimo arrivato, che ha pubblicato una lettera a suo figlio per il suo 15° anno di vita. Ed è una lettera che racconta un'America diversa, secondo me. Quello è uno dei libri che assolutamente prenderò fra pochissimi giorni. Arriviamo agli Eisner Award. Io ho qui la lista, la devo vedere ovviamente, non me la ricordo tutta, però delle considerazioni importanti credo che ci sono. È stato qualcosa di interessante perché ci siamo trovati tanto 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 davanti a cose che non mi sarei aspettato sotto un certo punto di vista. È vero, gli Eisner Award un po' snobbano tutto quello che è il mercato mainstream, o perlomeno vanno a cercare nel mercato mainstream quelle cose che sono talmente tanto particolari che magari non rischiano neanche di passare per mainstream. In questo caso credo che abbiamo fatto un giro molto molto lungo, ci siamo trovati in più di un'occasione davanti a cose che vengono magari pubblicate anche in Italia, perché stanno arrivando, ma che sono lontane da tutto quello che è invece una pubblicazione più mainstream. Cominciamo con il caso del miglior numero unico, one shot, quindi graphic novel fondamentalmente, volume unico. Non c'erano grandi case editrici famose in questo caso, però per la seconda volta vince Emil Ferris di Fantagraphics con Our Favorite Thing is My Favorite Thing is Monsters, che era il seguito della mia cosa favorita sono i mostri, uscito anche in Italia un paio di annetti fa. Quindi insomma una bella vittoria di misura, una bella vittoria di successo. Quello che mi ha colpito, e mi ha colpito moltissimo, credetemi, perché c'eravamo davanti a tantissime cose assolutamente importanti, è stato il premio per la miglior serie regolare. Tanto per darvi un'idea, in questa categoria c'era The Immortal Hulk di Hal Ewing, The Dreaming di Simon Spurrier, che comunque è una serie molto bella, The Daredevil di Chip Zdarsky, e poi c'era Criminal di Ed Brubaker, che sono le serie più conosciute, quelle che in un modo o nell'altro sono arrivate anche in Italia. Poi c'erano due serie che sono arrivate, che non sono arrivate quasi per niente in Italia, sono proprio per nulla: Crowded di Christopher Sabala, Ross Stein e Tad Brandt, e Bitterroot di David Walker, Chuck Brown e Sam Farvene, che è stata quella che ha vinto Eisner. Quindi mi fa specie il fatto che davanti a due serie clamorosamente mainstream, come quelle della Marvel, una serie non particolarmente mainstream ma comunque di pubblicazione di DC, The Dreaming, il seguito di Sandman, si è andata a vincere una casa editrice indipendente, comunque più piccola, lontana dal mondo delle big two in un modo o nell'altro. Stesso discorso per le miglior miniserie. Nelle miglior miniserie c'era molto di più materiale della Image, anche in questo caso. Tra l'altro uno dei candidati era Ascender di Jeff Lemire, che è arrivato anche in Italia, non è per nulla male. Della DC Comics c'era solo Naomi di Bendis, che comunque merita, anche se non credo che sia la cosa migliore che Bendis ha scritto in questo momento in DC Comics. E vince Little Bird di Dancy Van Poelgeest e Ian Bertram sempre in Image Comics. Quindi insomma la DC Comics si sta portando a casa un po' di materiale interessante. Stesso discorso, e qui ancora meglio, per quello che riguarda le migliori serie nuove. Della Marvel compariva Doctor Doom, quello che è stato pubblicato la settimana scorsa, non so se vi ricordate il volume con la pagina fallata. Once a Future King, che è la seconda volta che sento nominare oggi, quindi sarà proprio il caso che devo andare a recuperarlo, della Boom Studios.
Something is Killing the Children, pubblicato in Italia anche dalla BD con Werther Dell'Edro alle matite, e vince anche davanti a Discovered Country di Scott Snyder, che comunque è un altro che non ha bisogno sicuramente di presentazioni. Vince Invisible Kingdom della Dark Horse, quindi un altro scacco abbastanza importante per quello che riguarda le grandi major. Lasciamo perdere pubblicazioni per l'infanzia, pubblicazioni per ragazzi, miglior pubblicazioni per adolescenti, è un volume che è stato pubblicato anche in Italia, Laura Dean continua a lasciarmi, complimenti alla Bow Publishing. Miglior pubblicazione umoristica, qualcosa che è arrivato anche in Italia, è uscito credo un paio di settimane fa il primo numero, la via del grembiule, lo Yakuza casalingo della J-Pop, quindi un'altra cosa interessante. E poi sono veramente molto contento di due cose molto particolari. Miglior graphic novel inedita, di nuovo vince Tilly Walden, la seconda volta dopo Trottoli due anni fa, quindi spero che la Mondadori decida di pubblicare anche questo, perché l'anno scorso, due anni fa, fece esattamente così. E poi molto molto interessante, vince La storia di Neil Gaiman per miglior adattamento da un altro medium, e vince, e questo mi fa veramente molto molto piacere, una pubblicazione che per me è stata la miglior graphic novel di tre anni fa quando uscì in Italia. Se la giocava con tutto sommato bei titoli, ma vince La casa di Paco Roca, quindi questo è veramente un piccolo successo anche per me, perché mi fa piacere, veramente sono contento quando vincono le opere che mi piacciono tantissimo. Vince anche la riedizione di Stanzagai di Yusagi Yojimbo, quindi complimenti anche alla Renoir che pubblica Yusagi Yojimbo in Italia. Arriviamo alle categorie come miglior sceneggiatore, autore unico, eccetera, eccetera, eccetera. Come autore unico vince, anche qui non c'erano autori unici delle major, vince Reinhard Allgeimer per Gazzo. Come miglior matitista davanti a Ian Bertram, Colin Doran, Bill Kiesever, Simon Gain e Steve Pugh, vince Rosemary Valerie O'Connell, sempre per la My First Second. Miglior sceneggiatore non è previsto, bellissimo, possibile non sia previsto, aspettate un attimo, abbiate fede, mi sa che non c'è miglior sceneggiatore, mi sa che non c'è, possibile, strano perché dovrebbe esserci, invece non viene preso. Miglior scrittore, scusatemi, eccomi qui. Ancora una volta Mariko Tamaki per Laura Dim continua a lasciarmi, quindi insomma ancora una volta viene lasciato da parte uno scrittore che potrebbe avere magari una fama di livello comic book americano. Mariko Tamaki vince davanti a Louis Trondheim di Stay, a Wilson di Invisible Kingdom e di Miss Marvel, fra le altre cose. Ciao Giuseppe, a Chip Zarchi, che non credo che abbia bisogno di essere menzionato, a Bobby Curnow e a M. Key Reed. Quindi insomma, una cosa che mi sembra di notare, magari mi sbaglio, però credo proprio che in un modo o nell'altro stiano cercando di mettere in un angolo tutto quello che la Marvel e la DC stanno facendo, come se appartenessero a due mondi diversi. Hanno fatto troppo, non c'è bisogno di inserire altre cose da parte loro, perché comunque c'è già quello che fanno per il cinema, per le serie TV, è una lotta impari rispetto a tutte le altre, per cui la critica comincia ad apprezzare e ad amare qualcosa che viene fatto da altre case editrici. Questo secondo me è un segnale davvero bello, molto interessante, credo che potrebbe avere dei risvolti molto particolari, anche perché poi tutte le serie che hanno vinto hanno tutte uno stile particolarmente diverso da quello che è poi fondamentalmente il mainstream, quindi averle qui nominate in questa maniera fa veramente un senso di piacere, è qualcosa di effettivamente nuovo, e credo che gli Eisner, per quanto riescano, possano portare luce su questi tipi di lavori e lo facciano molto molto bene, quindi insomma è una novità piacevole. Bene, per i grandi sono le 21:57, il weekend sta veramente per finire, manca pochissimo tempo, io vi ringrazio davvero di aver passato del tempo con me anche questa sera, abbiamo parlato un pochettino degli Eisner Award, abbiamo fatto delle considerazioni, la prossima settimana ne faremo altre, ci sarà un'altra puntata del Comic Talk, ci sarà il sorpresone finale che ancora non vi avevo menzionato, quindi bisognava per forza menzionarvelo.
l'ultima puntata di stagione, quindi venerdì stiamo correndo, stiamo raggiungendo le tappe, è un po' veramente come se fossimo alla fine della scuola, fa piacere essere qui. Devo dire che c'è stato un punto in questo anno in cui non sarei stato così tanto sicuro di fare queste puntate, quindi non può che farmi piacere. Detto questo, non mi resta veramente altro che augurarvi una buona serata, un buon inizio di settimana che ci vuole, che siamo tutti bisognosi di ferie, con un forte, fortissimo, calorosissimo. Dai, è tutta! Ciao, veri credenti! A domani!